Ah. Grazie di cuore per questa calorosissima accoglienza. Buon pomeriggio a tutti. Io sono qui quest'oggi per parlarvi di musica improvvisata, ovvero musica la cui corretta definizione si traduce in composizione estemporanea. Viene da sé un interrogativo, ma improvvisare musica significa suonare quello che mi viene in mente in un determinato momento, suonare senza alcune regole, alcune norme da seguire e quindi lasciarsi andare completamente ad impulsi e istinti di tipo creativo e artistico. Sì, in realtà è anche questo, tuttavia l'improvvisazione si avvale di tantissime regole, ci sono proprio delle norme da seguire che poi a seconda del periodo storico che si considera, dello stile e del gusto della dissonanza si possono trasgredire o meno. L'importante è, secondo me, per trasgredire una regola è sempre quello di conoscerla adeguatamente prima. Io, ho conosciuto la musica all'età di 7 anni, quando mi venne diagnosticata una forte asma respiratoria e oltre si fa ridere, ma in effetti è così. Oltre alle punture di cortisone che mi spaventavano da morire, mi viene anche consigliato e suggerito un rimedio omeopatico, ovvero quello di suonare uno strumento a fiato. E io sono qui quest'oggi perché seguì quel consiglio. Venni subito affascinato. Si studiai in conservatorio, quindi avendo una formazione classica. La classica mi ha sempre appassionato tantissimo, però la mia vita cambiò quando per la prima volta mi trovai ad improvvisare un breve periodo musicale e l'enorme potere, anche se vogliamo, che conferisce questo strumento, io penso che sia davvero inappagabile, cioè qualcosa di impossibile da descrivere. Il fatto che un musicista possa svincolarsi da un pezzo di carta e suonare secondo le sue regole, secondo i suoi istinti. Io tengo spesso masterclass in masterclass didattiche in Italia, in Europa, e mi accorgo che musicisti che hanno magari avuto la mia stessa esperienza nel campo classico sono assolutamente disorientati, non sanno cosa inventarsi. Il fatto è che, appunto, come dicevo prima, non ci si improvvisa improvvisatori, bisogna conoscere determinate regole. e ovviamente in questi pochi minuti non mi è possibile illustrarvele tutte segno per segno, diciamo. Tuttavia voi pensate a un paragone che secondo me è piuttosto sensato, che è paragonarlo a un linguaggio verbale. Noi, per esempio, molti di noi hanno studiato una lingua straniera, voi alle elementari, alle medie, e spesso ci viene un po' ridotta una serie di regole grammaticali che noi poi un po' in modo un po' maccheronico spesso cerchiamo di mettere insieme. E tuttavia lo stesso è nella musica, non si può ridurre ad una semplice operazione artificiosa, bensì bisogna arrivare a quel grado di coscienza di un determinato linguaggio che ci consente di parlare fluentemente. Tutti noi improvvisiamo quando parliamo. Io ho in mente un concetto che voglio comunicare e diciamo che estemporaneamente trovo le parole per farlo. Succede un po' questo. E la cosa veramente importante è conoscere a fondo il linguaggio che con il quale ci si va a misurare. Tutti pensano che l'improvvisazione esista solo nel jazz. In realtà no, il jazz non ha scoperto l'acqua calda, ma ha semplicemente rielaborato inizialmente la canzone di Broadway, la canzone tradizionale americana, ha rielaborato un concetto che viene dalla musica classica. E tantissimi autori della musica classica erano degli eccellenti improvvisatori. Citiamo soprattutto Mozart e Bach, e specialmente Bach. Io sono un grandissimo ammiratore, diciamo, del suo operato e studio la musica che lui scrisse quasi tutti i giorni. E volevo infatti a questo proposito farvi sentire un piccolo esperimento, cioè io, grande appassionato di musica barocca e musica classica, posso inventare qualcosa anche su un brano, diciamo, che stilisticamente esula totalmente dalla musica jazz. Questo soltanto per darvi un esempio pratico di come in realtà l'improvvisazione è più una questione di gestione degli spazi e di appropriamento del linguaggio. Noi dobbiamo proprio impadronirci del linguaggio che vogliamo andare a rendere estemporaneo. Okay. In questo momento, per esempio, io ho estrapolato un frammento delle suite per violoncello di Bach, ma senza assolutamente sapere cosa andavo a suonarci intorno. Quindi, per questo il concetto di improvvisazione si rifà un po' al concetto di variazione sul tema. Quindi c'è sempre un materiale tematico che viene rielaborato. Io ho voluto azzardare nella mia carriera artistica un po' di più e ho appena registrato un nuovo album che si intitola Beyond, nel quale appunto ho fatto i conti addirittura con autrici del calibro di Lady Gaga, Shakira e Jennifer Lopez. La cosa sì, ha destato molto, molto stupore, tuttavia ecco, sono riuscito a inserire questa idea di estemporaneità. È un disco a me molto caro perché ha due valenze, quella artistica perché Beyond significa al di là di, quindi ho voluto un po' abbattere le barriere tra i generi, così mettendo in atto un po' il concetto che mi trovo a comunicarvi quest'oggi. E poi è una valenza umana perché è legato a una persona che voglio ricordare perché è la persona alla quale devo tutto ed è mia madre, che purtroppo un anno fa è scomparsa. E anche questo però è in tema con l'argomento di oggi, perché io mi feci molta forza e durante la messa celebrativa di mia madre mi trovai ad improvvisare qualcosa in chiesa che non conoscevo assolutamente per nulla, quindi è un'applicazione, diciamo, che va ancora più al di là del concetto di tema, cioè quello di improvvisare proprio un tema, una melodia. Quello che poi a sua volta dovrebbe dettare un'improvvisazione è già improvvisazione. Bene, questo tema io lo estrapolai perché fu talmente vivido il ricordo in me che fui in grado, appena arrivato a casa, di scrivermela e appunto feci un brano che si intitola Beyond, che ha dato il nome all'album, e tutto qua. Ecco, sappiate che comunque anche senza materiale precostituito, anche senza barriere fra i generi, si può comunque improvvisare. E consiglio ad ognuno di voi davvero di non credere che sia mai troppo tardi per entrare nel mondo della musica, anche il mondo non professionale, perché comunque la musica è fonte di grande arricchimento per la mente di ognuno di noi, e vi voglio salutare con pochi secondi estrapolati proprio da questo brano Beyond. Grazie ancora per l'attenzione. Grazie.